Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vedremo molto velocemente come sistemare l'armadio di un bambino che è assolutamente in disordine. Ve lo faccio vedere, ma dopo la sigla. Ok, questo è l'armadio da sistemare. Come vedete in questo momento non c'è un vero e proprio ordine, è tutto un miscuglio di pantaloncini, pantaloni lunghi, magliette, sono appesi un po' di jeans, un po' di camicia, insomma non si capisce assolutamente nulla. Vedremo di sistemarlo. La primissima cosa da fare è svuotarlo. Perfetto, adesso l'armadio è vuoto, adesso mettiamo insieme pantaloni lunghi, pantaloncini con pantaloncini, magliettine con magliettine e così via. Bene, allora io come vedete ho impilato tutte le magliettine a maniche corte raggruppandole per colore, rosse, diciamo bianche, azzurre, gialle e un pochino più scure. Lì invece ho raggruppato tutti i pantaloncini e lì ci sono le magliette con le maniche corte e lì ci sono i pigiamini. Ora inizierò a metterle una sopra l'altra partendo dai colori più scuri ed arrivando ai colori leggermente più chiari, quindi il blu, il rosso, il giallo e il bianco. Nel frattempo avevo già diviso i pantaloni di tuta da mettere a scuola e i jeans un pochino più eleganti, devo ancora sistemare quelli. Quindi semplicemente adesso prendo le magliettine e le posiziono lì. Quindi ora prendo le magliette a maniche lunghe e le metto in fondo e poi prendo le magliette a maniche corte e le riposiziono. Ok, farò la stessa cosa con le magliette un pochino più carine, quelle col colletto. Ok, ne ho una sola estiva e ne ho qualcuna invernale, quindi metterò dietro quelle a maniche lunghe invernali, qui quella estiva. Mi mancano soltanto le felpe, quindi ho posizionato anche le felpe e questa è la composizione ideale per un bambino che va a scuola. Mio figlio va alle elementari, va in seconda elementare e quindi ho pensato di organizzarlo così: tutta la parte diciamo di scuola ai lati, le parti un pochino più elegantine dietro e in caso di necessità c'è tutta la parte diciamo più coprente, quindi a maniche lunghe dietro. Dunque abbiamo sistemato l'armadio di Andrea, diciamo che per l'autunno è già a posto, nel senso che le felpe, le magliette a maniche lunghe ci sono già, i pantaloncini corti li posizioni nel piano superiore e saranno pronti diciamo per l'estate prossima. Spero di esservi stata utile con questo video, mi raccomando se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetemi al mio canale. Ciao! Rosso e blu, i colori che usai.